l'inaugurazione del comitato elettorale di Antimo Ferraro, candidato alla carica di consigliere alle comunali di Marcianise nelle fila del PDL. Ferraro, il suo motto è puntare su lavoro, ambiente e sanità. Sì, sono i tre temi che ho deciso di portare avanti in questa campagna elettorale, con un tema principale, un bene comune, cioè Marcianise inteso come quel territorio dove poter vivere tutti in modo sereno, in modo vivibile in una comunità. Questo bene comune si raggiunge con andando a prefissarsi dei punti. Io ho deciso di puntare innanzitutto su questi tre temi, che sono appunto l'ambiente, la sanità ed il lavoro. Su questo farò dei convegni ogni tre giorni per focalizzare meglio i punti. Oggi era l'inaugurazione, dove tanti amici sono venuti qui per sostenermi e credono in me. Spero appunto di poter dare loro risposte concrete. Una delle cose sulle quali lei si è soffermato è: attenti a chi promette posti di lavoro di plastica, in sostanza. Sì, è stata la premessa del mio discorso, perché ritengo che chi decide di candidarsi, in questo caso alla carica di consigliere comunale, deve portare all'interno delle case un programma, deve portare all'interno delle case un progetto per la città, perché non è possibile ancora oggi, nel 2013, assistere a voti chiesti, casomai con promesse false, che fondamentalmente poi si rivelano tale subito dopo la campagna elettorale. Diffidiamo appunto da queste false promesse, oppure da queste facili promesse. Puntiamo appunto su chi ha deciso di basare la sua candidatura su un progetto politico per la rinascita della città. Lei parlava di incontri pubblici, può ricordare le date? Sì, ci sarà il primo mercoledì, credo che sia 15, poi sabato, e l'altro mercoledì 22, che segnerà appunto la chiusura di questo percorso tematico che ho deciso insieme agli amici di portare avanti.